Buonasera e benvenuti al TG. In tutta la Croazia, negli istituti di salute pubblica, è iniziata la vaccinazione contro l'influenza. Il vaccino è gratuito per le persone di età superiore ai 65 anni e per le persone con un rischio elevato di una forma grave dell'influenza. Nella regione istriana sono arrivate 20.000 dosi di vaccino antinfluenzale. È stato distribuito nei centri di medicina familiare, dove è possibile vaccinarsi. L'influenza è una malattia infettiva grave con complicazioni come la polmonite, la sinusite, l'infezione batterica e altre complicazioni. La vaccinazione è raccomandata per le persone di età superiore ai 65 anni e per le persone con malattie croniche, indipendentemente dall'età. Prvenstveno cronične bolesti bubrega, srca, pluća, metaboličke dijabetes je tu na prvom mjestu, osobe koje se transplantiraju. Ci sono in primis le malattie croniche dei reni, del cuore, dei polmoni, malattie metaboliche come il diabete. Le persone con organi trapiantati sono tutte sensibili e anche i bambini con diagnosi dovrebbero essere vaccinati contro l'influenza. È importante che i bambini che stanno assumendo acido salicilico siano protetti perché potrebbero avere gravi complicazioni se prendono l'influenza. Oltre a loro, anche le donne incinte e ovviamente gli operatori sanitari per non essere assenti dal lavoro. Alcune persone hanno malattie molto gravi per le quali non dovrebbero essere vaccinate in quel momento. Per loro si raccomanda che i membri della famiglia, al fine di proteggere quella persona, prendano il vaccino. Ci sono anche persone che lavorano nelle istituzioni per giovani o per anziani, nelle case di riposo. Il vaccino è gratuito per tutti i gruppi citati. Esiste anche una soluzione per le persone che non dispongono di un vaccino gratuito e vogliono vaccinarsi. Possono andare in uno studio medico di famiglia, chiedere una prescrizione, portare quindi la prescrizione in farmacia, acquistare un vaccino per circa 100 cune e andare di nuovo dal medico di famiglia con quel vaccino per farsi vaccinare. Il virus dell'influenza può mutare e l'immunità che abbiamo acquisito l'anno scorso quest'anno non ci protegge più. Ogni anno quindi abbiamo una combinazione diversa di vaccini antinfluenzali, sottolinea Lavalic, spiegando che è difficile distinguere tra influenza e Covid perché hanno sintomi simili. Una delle differenze è che l'influenza inizia con un'improvvisa febbre alta dai 39-40 gradi e più tardi, forse dopo 2-3 giorni, si svilupperanno sintomi delle vie respiratorie superiori, il naso chiuso, il mal di gola e il malessere generale. Con il Covid l'inizio è più mite, ma si può anche sviluppare la febbre fino ai 39 gradi. Negli ultimi giorni abbiamo avuto proprio casi del genere, quindi a volte anche i medici non sono del tutto sicuri di quale sia la malattia, perché possono mostrare sintomi molto simili. Considerando che il Covid è ancora tra noi, se una persona non è sicura se si tratta dell'influenza o del Covid, è consigliato di fare il test per il coronavirus e monitorare la propria condizione. Si è svolta presso la Casa dei Castelli a Momiano la tavola rotonda con il titolo Promozione intelligente del patrimonio nell'ambito del progetto Take It Slow. Il saluto di apertura e le parole di benvenuto sono state pronunciate dal sindaco della città di Buie, Fabrizio Vigentin, che ha sottolineato i grandi benefici della realizzazione del progetto della Casa dei Castelli, nonché la promozione intelligente del patrimonio per la comunità di Momiano e del Buiese. Questa costruzione si è avuta grazie al progetto comune tra la città e la regione e per noi ha grandissima importanza. Noi non guardiamo questo edificio solo per i benefici regionali e statali che ci porterà, ma la guardiamo innanzitutto nel prisma della nostra città, più concretamente attraverso il prisma di Momiano, con lo sviluppo dell'economia, dell'agricoltura, dell'enogastronomia nel territorio di Momiano. Poglioprivrede, enogastronomie, napoduce momianstine. L'assessore regionale alla cultura, Vladimir Torbica, ha parlato di come il collegamento intelligente a lungo termine sia un'ottima promozione del patrimonio e della cultura istriana. Secondo lui, dopo il primo passo, ovvero la sistemazione della Casa dei Castelli di Momiano, sono state svolte numerose altre attività.
Da podsjetim, bila izložba Valvazora. Come promemoria devo ricordare la mostra di Valvazora Pola, poi c'è stata la mostra riguardante i castelli istriani presso il Museo dei Sacri Cuori. Elis Lovric ha fatto dei concerti nei castelli. Cerchiamo di presentare il progetto il più possibile al pubblico. Oltre a questo, ci aspetta la parte più importante per quanto riguarda la cultura e la scienza. Si tratta di un incontro scientifico che organizzeremo insieme al Museo Archeologico, al Museo Storico e Navale e alla Biblioteca Universitaria a Primavera a Pola. La tavola rotonda è stata anche l'occasione per presentare la pubblicazione Castelli d'Istria, anch'essa parte del progetto Take It Slow, è firmata da Josip Banić della Facoltà di Filosofia di Pola. Dunque questo è un opuscolo un po' più grande, che segue i lavori della Casa dei Castelli. Il desiderio era di presentare al pubblico in maniera leggera la storia dell'Istria medievale, ponendo l'accento sui castelli istriani. Qui si può trovare in breve la storia di una quindicina di castelli che abbiamo scelto per questa prima parte del progetto. È una breve introduzione dell'età medievale istriana. Troviamo inoltre una breve biografia delle famiglie più significative dell'epoca. Biografie ključnih obitelji koje su na neki način obilježile istarsko srednjovjekovlje. Banić ha infine sottolineato che la stessa Casa dei Castelli e come binomio scientifico e culturale istriano rappresenta un modello per lo sviluppo di prodotti turistici intelligenti che si discostino soltanto dall'attrazione e approfondiscano la componente educativa. Notizie flash. Domani alle ore 18 presso il Museo Storico e Navale dell'Istria sarà aperta la mostra Pola inedita nei ricordi fotografici dall'album di Ester Carloni. È una mostra che racconta una storia familiare legata alla città di Pola e al destino dei suoi abitanti nel corso del XX secolo. La signora Carloni è fotografa per passione e oltre a realizzare immagini proprie d'autore possiede anche una collezione di vecchie fotografie di famiglie polesane che vanno dalla fine del XIX secolo fino agli anni 70 del XX secolo. Pula Promet, in collaborazione con la società Montegiro, metterà a disposizione dei cittadini una linea gratuita in ricorrenza della festa di Tutti i Santi, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Le partenze dalla fermata del cimitero cittadino avveranno ogni mezz'ora dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 fino alle 17.30. La comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago ha ospitato uno degli appuntamenti tradizionali più attesi del periodo autunnale, la festa dedicata al pane e alle tradizioni locali. Vediamo i dettagli. Gli ambienti del sodalizio sono ancora, dopo una settimana dall'evento, adornati dai lavori sul tema del pane e del pesce, preparati dalle sezioni degli asili e dalle scuole umaghesi. L'evento rientra così nell'ambito del più ampio progetto europeo Sapore di Mare, che vede coinvolta la comunità degli italiani e il locale museo civico. Le nostre telecamere hanno fatto visita alla comunità degli italiani di Umago, dove abbiamo parlato con la loro vicepresidente. Un mese fa è stato indetto dalla nostra comunità il concorso artistico e letterario per i ragazzi delle scuole, nonché anche quello figurativo per i bambini della nostra scuola materna. Ecco, già qui eravamo molto soddisfatti perché i bambini, assieme alle loro educatrici, hanno fatto pervenire dei lavori meravigliosi che potrete vedere nell'atrio antistante il nostro teatrino, esposti ancora oggi. E come pure anche l'adesione al concorso figurativo e letterario da parte delle scuole, non solo quella di Umago, ma naturalmente l'invito è stato esteso pure alle scuole di Buie e Cittanova con le rispettive periferiche, è andato bene, l'adesione è stata numerosa. Ecco, così abbiamo iniziato circa un mese fa. Naturalmente ci vuole il tempo per far pervenire i lavori. Nel teatrino è avvenuta la premiazione appunto dei concorsi dei ragazzi. Abbiamo suddiviso il concorso in due categorie, figurativo, artistico, e poi
altre due sottocategorie, perché abbiamo assegnato tre premi, primo, secondo e terzo posto per le classi inferiori e primo, secondo e terzo posto per le classi superiori. Finita la premiazione, con grande soddisfazione, dove abbiamo regalato dei libri e anche del materiale di cancelleria per i più piccoli, materiale da disegno, insomma, ecco, così, pennarelli, tempera, la serata è proceduta con un'interessante conferenza tenuta dalla giornalista nonché regista Martina Vocci. Ecco, qui diciamo che c'è stato un connubio tra la nostra tradizionale festa del pane e il progetto Sapore di Mare, un progetto nuovo che è stato appena avviato, il cui titolare è il Museo Civico di Umago, e noi siamo i loro partner, quindi la comunità degli italiani Fulvio Tomizza collabora in veste di partner. La serata clou ha portato la giuria a scegliere il pane migliore. Nell'ambito della festa del pane, i partecipanti hanno presentato i propri prodotti, che sono stati suddivisi e premiati in tre categorie. Nonostante la pandemia e 2 anni di pausa dall'evento, come vediamo, le vecchie abitudini e tradizioni non si sono spente. Lo testimoniano i 43 tipi di pane pervenuti presso la comunità di Umago. Abbiamo la categoria del pan sceto, sarebbe il pane normale, diciamo, senza aggiunte particolari, pan con sa, dove si possono aggiungere vari ingredienti. Abbiamo visto olive, abbiamo visto pancetta, insomma veramente tantissima creatività e bravura delle nostre signore e signori, e non solo del nostro sodalizio, perché anche qui sono pervenuti sia delle altre comunità dell'umaghese, ma anche di altre comunità. Abbiamo avuto anche come ospiti la comunità che ha fatto pervenire sono venuto loro a portare un enorme cesto della comunità di Visinada. Il terzo tipo di pane, il pan dolce, no? Il pan dolce. Ecco, quindi mentre si svolgeva questa conferenza, la giuria valutava. Alla fine, finito il tutto, sono venuti su, hanno proclamato i vincitori, sono stati quindi anche qui assegnati 9 premi, 3 per ciascuna delle categorie, e la serata si è conclusa in bellezza, poi con l'assaggio, insomma la convivialità, perché poi tutti i partecipanti e tutto il pubblico, assieme anche ai bambini e ai loro genitori, quindi era bello anche vedere, perché era un generazionale, no? Un incontro generazionale tra varie generazioni. Ci siamo, insomma, recati giù al bar e abbiamo assaggiato tutti questi meravigliosi prodotti. Come valuta lei il pane che ha assaggiato? Lo valuto molto bene, ecco, penso, abbiamo veramente provato, anch'io mi sono cimentata, tanti soci si sono cimentati quest'anno nella panificazione. L'evento è stato promosso dalla comunità degli italiani di Umago grazie al contributo finanziario dell'Unione Italiana. Aspettando a New York, oltre al titolo della serie di concerti dell'Associazione Folcloristica Vecia Trieste, in collaborazione con la comunità degli italiani di Verteneglio, anche l'imminente destinazione oltreoceano. Ad unire le loro forze, la suddetta Associazione Musicale Triestina e la sezione corale femminile Ad Libitum, operante in seno al sodalizio verteneliese. Buonasera, siamo le Ad Libitum. Dimezzate. Cosa cantiamo stasera, Chiara? Stasera facciamo qualche pezzo nostro e qualche pezzo con la Vecia Trieste, sempre inerente al progetto per andare a New York. L'atmosfera in seno al teatrino della comunità verteneliese era proprio quella newyorkese, complice il progetto congiunto che porterà tra breve questa validissima sinergia di forze nella città americana più europea. La sinergia è quella tra l'orchestra dell'Associazione Folcloristica Vecia Trieste e la più famosa tra le sezioni operanti in seno alla comunità degli italiani di Verteneglio, le Ad Libitum, appunto, un progetto che vuole portare la musica nostrana direttamente nelle comunità italiane d'oltreoceano. Progetto che è cominciato con altri concerti svolti a Trieste, a Muggia, a Buie, a Albona.
e che si conclude qui per Aspettando New York e finirà con la nostra tournée a New York, che parte la prossima settimana, e dove andremo a suonare per le comunità degli italiani di oltreoceano. La data esatta della trasferta americana è tra il 29 ottobre e il 6 novembre. Durante questo lasso di tempo, l'allegra comitiva musicale porterà agli italiani d'America un pezzo di sole del bel paese. Questa serata conclude il loro lungo lavoro e preparazione per questo evento, che comunque in collaborazione ancora con la Barcolana e i friulani nel mondo, che viene organizzata proprio a New York durante anche la maratona di New York e la sfilata di Halloween praticamente. Serata importante pertanto, come lo sarà la trasferta che, assieme alle canzoni italiane immortali, al folklore di una patria lontana e alla voglia di conoscersi e stare assieme, i triestini e gli istriani recheranno con sé ancora una importante caratteristica. La caratteristica principale è l'allegria, il buon umore e la voglia di divertirsi, e questo che vogliamo portare nelle associazioni in America, New York. Da dire anche che dopo il ritorno dagli Stati Uniti il gruppo congiunto sarà ospite presso la comunità degli italiani di valle, mentre risulta ricchissima anche la loro prossima scaletta di concerti a cavallo dei nostri confini tra Trieste, Buie, Fiume e Abbazia. Non ci resta che augurare a questo gruppo congiunto buon viaggio e buon ritorno. La prossima loro esecuzione, più che a New York, ci porta nel Sud America. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.